C'è quell'atmosfera del mare che l'avevo già provata a Capo d'Orlando, che per me aiuta molto, e poi c'è stata una crescita esponenziale di questa società e di questo pubblico. Per te. Ah, dei soldi? Mi fa già commuovere. Bentornato. Grazie, ci avete salvato. Perché? Perché non ci avevamo posto, era tutto bloccato. Lei lo sa che qui, lì di casa. Ci sono anche vicino. Lo so. Non lo so, è una giornata che spero che passi, che poi quando si tira sulla palla si pensa solo alla pallacanestro. Non vedo l'ora che la palla sia tirata su. Ma sicuramente quando arrivo, che li ho incontrati, li incontrerò sul campo, sicuramente sono Jack De Vecchi e il massimo fisioterapista, il Drago, che sono con me dall'inizio qua. Sì, no, è con me, insomma, abbiamo scritto la storia di questa società assieme, e per me è come un padre, ma ha preso dalla Lega 2, ha creduto in me anche in Serie A, e ha dato spazio sia in A2 che in Serie A, quindi a lui devo tanto, se non tutto, e insomma, lui mi ha sempre spronato a dare meglio, a non aver paura, a giocare sempre a testa alta, e per questo se ne sono sempre grato. Far felice tutta una regione, e non solo una regione, perché molti ogni posto che andavamo, anche in Coppa, c'era sempre una bandiera dei Quattro Mori, perciò davanti a questa abbiamo fatto felice sicuramente una regione. Loro si chiamano un popolo, sono quelle occasioni che bisogna saperle prendere, perché quando gira tutto in una certa maniera bisogna prendere le occasioni, perché poi le occasioni non è che capitano sempre, perciò siamo stati bravi a prendere l'occasione, e perciò ci siamo meritati quello che abbiamo fatto.